Non ci siamo. Mi duole il cuore dirlo, sia da gamer sia da fan, ma non ci siamo proprio. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Two Times Nerd. Io sono Cosmos e come si potrà notare già dal titolo, questo video sarà una pseudo review incentrata su Pokémon Spada e Scudo, ultima iterazione della famosa saga Made in Nintendo, rilasciata esclusivamente su console Nintendo Switch. Mi rendo conto che oramai portare una recensione su questo gioco non serva quasi a nulla, viste le altre 10.000 già presenti sui siti dedicati e su YouTube stesso, quindi per questo mi sono preso il mio tempo per giocarlo con calma e fino in fondo. Vi avverto però che, al contrario di altri miei video, qui andrò molto sul personale, perché sono fan di questa saga sin dal primo gioco rilasciato nel lontano 1999. Sicuramente molti difetti che andrò ad elencare sono stati già espressi da altre persone e so già che riempirete il video di dislike. Ad ogni modo, non è un problema e mi prendo le mie responsabilità per quello che vi dirò. Con questo video voglio esprimere il mio pensiero in maniera diretta sui problemi che sto avendo con questa saga da diversi anni. Vi avviso già che ci saranno un po' di spoiler di trama, quindi se non avete ancora giocato al titolo o avete intenzione di iniziarlo, vi sconsiglio di proseguire oltre e di tornare qui in futuro. Detto ciò, partiamo dalle basi come al solito e andiamo a vedere da vicino Pokémon Spada e Scudo. Ah, prima di partire, ci tengo a precisare che ho giocato la versione Scudo. Dunque, come in ogni capitolo della serie, a inizio gioco dovremo scegliere il nostro protagonista. In questo caso ci vengono proposte 4 varianti, sia per la versione maschile e sia per quella femminile. Similmente a come accadeva in Sole e Luna. Ah, e a proposito, preparatevi a sentirmi menzionare spesso e con le giuste motivazioni Sole e Luna e anche X e Y. Tornando al nostro protagonista però, devo lodare questo titolo per quanto riguarda il design dei personaggi. Mentirei se dicessi che Spada e Scudo non hanno il miglior character design di tutta la saga. E non mi stupisce affatto che i personaggi siano talmente apprezzati da avere in così poco tempo centinaia di fan art a loro dedicati su siti come DeviantArt e Pixiv. Come da tradizione, ci verrà mostrata una piccola intro, interpretata in questo caso dal nostro carissimo direttore Rose, che non assomiglia per niente a un certo qualcuno. Poi finalmente si potrà iniziare a giocare. O quasi. Ed ecco qui che già si presenta il mio primo problema con questo titolo. La cosiddetta parte tutorial. Ragazzi, io capisco che la saga è pensata per bambini. Ma veramente? Il fatto che questo gioco ci tenga per mano quasi 2 ore, se non vogliamo esagerare con i tempi, con Hop e Dandel che ci fermano continuamente ad ogni pisciata di cane presente sulla strada mi ha dato sui nervi da morire. Questo lo si notava anche dalle reazioni che ho avuto durante la live che ho fatto con Ginny. Non che Sole e Luna non avessero lo stesso identico problema, ma non capisco come mai in quel caso tutti si fossero lamentati della parte iniziale del gameplay e invece qui no. È la stessa identica cosa, se non peggio. Certo, il tutorial ci aiuta a conoscere alcuni personaggi e alcune particolarità sulla regione di Galar. Ci viene consegnato il nostro primo Pokémon, ci vengono spiegate le basi dei combattimenti, che poi non mi soffermo neanche a spiegare il combat system, perché è lo stesso da 20 anni. Ad eccezione del Dynamax, che spiegherò più avanti quando parlerò delle palestre. E poi dicono tanto che Dragon questo abbia un gameplay vecchio. Terminato il tutorial introduttivo, possiamo iniziare la nostra classica carriera da allenatore, con l'obiettivo di sconfiggere tutti i capi palestra e il campione della Lega. La parte iniziale però è veramente troppo, ma troppo lenta. L'unica cosa che ho apprezzato veramente dal punto di vista della trama nel tutorial è stato l'incontrare fin da subito il Pokémon leggendario nella foresta, che ricorda in un certo senso l'incontro con Tapu Koko all'inizio di Sole e Luna. Visto che ho citato l'incontro con Zamazenta nel mio caso, vi posso dire qual è la seconda cosa che ho apprezzato di questo titolo, anche se però non ci capiterà di sentirla spesso. Eh sì, mi riferisco alla musica dinamica. Ci sono casi in questo gioco in cui la musica cambia in base a quello che accade in battaglia. Ad esempio, durante l'incontro con Zamazenta, più la nebbia si infittiva, più la musica si abbassava e sembrava distante. Per me, la colonna sonora è un elemento importantissimo in un videogioco e a mio avviso la musica dinamica aggiunge un punto in più per quel che riguarda l'attenzione al dettaglio. Cosa che c'entra relativamente, a me onestamente questa scena ha ricordato lo stesso scenario di Persona 4, dove il protagonista Yuna Rukami si trovava nel bel mezzo della nebbia contro una figura sconosciuta.
Si può dire che il tutorial termini quando visitate per la prima volta Steamington, e da qui ho cominciato a rendermi conto di un altro problema che il titolo aveva. Problema che non sembrava esserci vista la lunga parte iniziale. Questo gioco è dannatamente corto. Quando avevo provato il titolo durante la live sul canale, vedendo che dopo 3 ore passa non eravamo riusciti ad arrivare alla prima palestra, la mia prima opinione era stata positiva. Beh, se non altro, sembra un titolo lungo, avevo pensato. E invece no! Con la lunga parte iniziale di trama e la presentazione delle terre selvagge, il gioco è bravo ad illuderti da questo punto di vista. In realtà, non appena riuscirete ad arrivare alla prima palestra, quella d'erba, andrete sparati come non mai, per un fattore molto semplice. Le città piccole non hanno uno scopo. Questo è un problema che la saga Pokémon ha avuto da sempre, a mio avviso. Nel caso dei primi giochi, però, non mi sono mai lamentato più di tanto, perché lo consideravo un limite tecnico dovuto alle console portatili. Ma adesso che siamo su Nintendo Switch, non capisco perché mi debba ritrovare con queste città che sono più minuscole di un quartiere. Certo, sono bellissime da vedere e penso che dal punto di vista architettonico siano le migliori tra tutti i giochi di Pokémon. Ma sono sprecate, perché così dannatamente piccole e create con il solo scopo di farci andare là per affrontare le palestre, ad eccezione però di grandi città come Steamington. Altro problema sono i percorsi, anch'essi molte delle volte cortissimi, che vi fanno arrivare in poco tempo alle città, offrendovi le solite cose da fare come nei giochi precedenti. Sfidare gli allenatori che bloccano il passaggio, catturare Pokémon e trovare oggetti nascosti. Al contrario di giochi precedenti, non ci sarà mai bisogno di insegnare ai nostri Pokémon determinate abilità per sbloccare nuovi sentieri durante l'esplorazione. Questa scelta si notava già in Sole e Luna, dove venivano assegnati alcuni Pokémon speciali che avevano l'unica funzione di usare volo per il teletrasporto, eccetera. In Scudo e Spada, l'abilità volo diventa un teletrasporto classico che si può utilizzare aprendo la mappa. Durante l'esplorazione classica, invece, l'unica cosa che è ancora possibile fare è esplorare le zone bagnate dall'acqua, grazie alla vostra bici, che riceverete gratuitamente con il proseguimento della storia. Quando ho notato che l'esplorazione era strutturata in questo modo, sono rimasto estremamente amareggiato, perché mi sembrava di giocare nuovamente a XY e Sole e Luna, solo con una veste grafica rinnovata. Ha la stessa identica architettura lineare e maschera questo dettaglio facendovi fare degli inutili giri in tondo per la mappa, e non ve lo fa fare una volta, ma ben 2 volte, cioè quando partite da Steamington e da Knuckleburg. Ma allora, che senso hanno le terre selvagge? Il gioco vi obbliga di per sé solo 2 volte a visitarle durante la trama, per raggiungere le 2 città nominate prima, essendo le uniche 2 connesse ad esse. Ed è qui che l'errore è stato commesso, secondo me. Non potevano utilizzare le terre selvagge al posto dei percorsi per andare di città in città invece delle solita route corta e lineare? Le terre selvagge sono un concept sprecato e mi dispiace molto dire questo, perché potevano essere qualcosa di grandioso. In realtà è questa area vasta che ha il solo scopo di essere una hub per trovare i raid da sfidare in solitaria o con gli amici. I cambi climatici a cui assisteremo in quel luogo sono poi randomici e senza senso. Le animazioni dei Pokémon che si vedono in giro penose. Il frame rate non è stabile in certe aree o città, per non parlare del pop-up continuo dei personaggi e i grossi problemi di draw distance, segno che il gioco non è stato ottimizzato bene. Poi, lasciamo perdere le aree di battaglia in cui gli sondi sono buttati a caso. Mi metto a pescare nelle città e mi ritrovo a combattere nelle terre selvagge. Combatto su un ponte e mi ritrovo invece a combattere sull'erba. Combatto di nuovo sul ponte e quella volta invece mi trovo veramente sul ponte per magia. Combatto nelle palestre e non si sono degnati minimamente di creare un fondale, a contrario di altri giochi passati su 3DS. Cioè persino su Let's Go c'erano. Per me tutte queste cose sono la dimostrazione che è stato svolto un lavoro veramente superficiale. Il solito compitino per casa svolto dalla Game Freak. Forse a tante persone il gioco va bene così e questa formula andrà bene loro per il resto dei tempi. Non starò mai a giudicare i gusti personali altrui. Però perché tante altre saghe Nintendo hanno fatto quel passo in avanti in più sperimentando nuovi orizzonti, come ad esempio Mario Odyssey e Zelda Breath of the Wild? Come mai invece Pokémon lo ha fatto? È assurdo, considerando poi che Spada e Scudo rappresentano i primi veri titoli della saga principale su una console casalinga, che costano la bellezza di 60 euro l'uno. Ovviamente non stiamo tenendo conto di Pokémon Colosseum e XD per GameCube. Ma andiamo oltre. L'idea di rendere ciascuna palestra uno stadio gigante è stata azzeccatissima. Rispecchiano di più alcune battaglie importanti nell'adattamento anime e persino il film di Detective Pikachu aveva una scena iniziale che avveniva all'interno di uno stadio simile. Danno un senso di hype e importanza all'avventura e voi come allenatori. Se vi ritrovate in quello stadio in quel preciso momento, è solo grazie al sudore e a tutto l'impegno che ci avete messo. Questo gioco, al contrario di capitoli precedenti, riesce a farvi provare alla grande questa sensazione. Quando inizia ufficialmente l'evento a Steamington, gli sfidanti come voi erano inizialmente numerosi, ma a lungo andare abbandonavano in molti la sfida. Invece voi non vi siete mai arresi e avete dimostrato che niente è impossibile.
A tutto questo inoltre, aggiungeteci la fan che viene sempre a fare il tifo per voi durante l'avventura, insieme a tutti gli spettatori presenti allo stadio che vi sostengono. In questo modo Game Freak è riuscita a trasmettere un senso di soddisfazione maggiore rispetto ai capitoli precedenti. Quando decidete di affrontare una palestra, in automatico sarete obbligati ad indossare la vostra divisa, che riporterà il numero scelto da voi. E dai, non sono l'unico che ha scelto questo numero, stento a crederci. Tralasciando il tema della palestra a sé, il vostro scopo è quello di risolvere alcuni minigiochi per poter raggiungere lo stadio e sfidare il capo palestra. Niente di complesso, state tranquilli. Non mancheranno anche gli allenatori da sfidare durante i puzzle. Arrivati sullo stadio vero e proprio, inizierà la sfida contro il capo palestra. Qui arriviamo al quarto elemento che ho apprezzato di questo titolo. Le sfide negli stadi. Non è tanto la sfida in sé, ma come è stata gestita da un punto di vista visivo e immersivo. Vi ricordate quando dicevo che questo gioco ha la musica dinamica? Beh, la theme vs. Gym Leader è una di quelle tracce. Ed è geniale. La musica per la prima parte della battaglia rimane invariata, però cambia ogni qualvolta che un Pokémon viene sconfitto. Inoltre, la tifoseria avrà sempre una reazione durante la battaglia, e devo ammettere che quando si manda KO un Pokémon, mentre tutti gridano in preda all'hype, quell'hype lo sentirete anche voi. La musica poi cambierà verso la fine, quando il capo palestra rimarrà con soltanto un Pokémon, e in quel momento diventerà tutto ancora più figo. La tifoseria canterà seguendo le note della theme. Queste sono le attenzioni al dettaglio che avrei voluto vedere di più in questo gioco, visto che parliamo dei capi palestra, essi hanno una particolarità, e cioè la possibilità di usare il Dynamax. Ho aspettato apposta fino adesso per parlarne. Il Dynamax è una nuova meccanica che è stata aggiunta in Spada e Scudo, che va a sostituire quelle che erano le mega evoluzioni introdotte in XY e le mosse Z in Sole e Luna. Credo che la Game Freak volesse unire i due concetti in una sola cosa, anche se personalmente le trovo un po' troppo cinematografiche. Certo, non mi pronuncio da un punto di vista della scena competitiva, però quello che voglio dire è questo. Durante la storia, il Dynamax, al contrario delle mega evoluzioni delle mosse Z, non può essere utilizzato in ogni battaglia, ma solo quando si sfidano i capi palestra, quando si affronta il torneo finale durante la Lega, per le sfide online, per i raid nelle terre selvagge e anche in 2-3 circostanze particolari di trama. D'altronde, l'effetto Dynamax dura solo 3 turni, quindi scaduto il tempo, il vostro Pokémon ritornerà alle sue dimensioni normali. Le prime volte l'ho trovato molto figo, solo che a lungo andare mi sembrava più una mossa figa da vedere che altro, anche perché tutti gli allenatori usavano il Dynamax sul loro ultimo Pokémon, quindi di conseguenza anche voi dovevate fare lo stesso. Non so, penso che le mega evoluzioni continueranno ad essere una delle cose che ho preferito di più a distanza di anni. Parlando in breve di altre novità, sia nelle terre selvagge sia esplorando le vie avrete modo di usare la meccanica del campeggio, che fondamentalmente sostituisce il Pokémon e il Pokémon Refresh di XY e Sole e Luna. Funzione simpatica, che vi permette di giocare assieme ai vostri Pokémon e anche di visitare i campeggi di altri personaggi quando li trovate in giro. Inoltre, potrete cucinare solo il curry per qualche strano motivo, ma va bene così. In base alle bacche utilizzate, l'ingrediente speciale, la vostra bravura nel maneggiare il fuoco e nel mescolare il cibo, riceverete un voto e il prodotto finale offrirà qualche bonus e un po' di XP ai vostri Pokémon. Altra cosa che mi ha fatto piacere è stata la vasta scelta nella personalizzazione del personaggio. Colore degli occhi, dei capelli, capigliatura, vestiti, guanti, zaino, si può cambiare tutto. Verso la fine del gioco ero proprio contento del look finale della mia protagonista e anche la creazione della carta Lega era un simpatico passatempo. I raid che avrete modo di sfidare solamente nelle terre selvagge sono un po' la risposta di Game Freak alle battaglie co-op. Li potrete affrontare in solitaria accompagnati dagli NPC o con i vostri amici in online o in locale. L'idea è semplice. Avrete un Pokémon Dynamaxato da combattere assieme ad altre 3 persone, con delle regole preimpostate come un determinato numero di turni e ammontare di KO che potete subire. Idea simpatica che segna un buon inizio per le funzioni co-op all'interno della saga. Spero solo che magari in titoli futuri riescano ad offrire più modalità di gioco invece che una soltanto. Ultima funzione che mi viene in mente, che non ho usato spesso, ammetto, è quella di inviare i Pokémon a svolgere un determinato compito. Suona molto familiare questa cosa. Ma molto familiare. Eh già, è la stessa meccanica presente in Xenoblade Chronicles 2. Solo che al contrario di Xeno 2, dove molti di questi compiti erano richiesti per il proseguimento di determinate missioni secondarie, qui non so onestamente a cosa serva, se non per far guadagnare esperienza ai Pokémon. Andando a discutere della trama del gioco, beh, niente di nuovo rispetto alla norma.
Solito viaggio verso la fama, ma con uno scenario, verso la fine del gioco, in cui l'intera regione è in pericolo. Alcune scelte però le ho trovate discutibili. Partiamo con il team cattivo presente in Spada e Scudo, chiamato Team Yell, che sembra veramente buttato lì a caso. Anzi, al contrario di altri team, il loro scopo non è neanche quello di essere cattivi di per sé. Sono semplicemente dei fan che vogliono aiutare a tutti i costi Mary, mettendo il bastone fra le ruote a voi ed altri sfida palestre. Tutto qui. Non ho nulla contro di loro come personaggi in sé, anche perché io Mary l'adoro alla follia. Mi piace la sua personalità e il suo design è il mio preferito di tutta la saga. Ho apprezzato anche suo fratello Gene Pro e per quanto all'inizio non sembri, diventa un alleato importante con il susseguirsi della trama. Il grosso problema che però secondo me ha questo gioco è la mancanza di un antagonista ben caratterizzato. Seguendo un'idea simile a quello di Sole e Luna, hanno deciso di rendere i personaggi che sembravano buoni i veri cattivi. Ed è qui che tutto di un tratto, Rose si rivela di essere l'infame della situazione. Perché? Plot reasons. Però al contrario di Lusamine di Pokémon Sole e Luna, che era un personaggio scritto bene e che faceva intuire subito di non essere la persona che sembrava, io onestamente non ho visto la stessa evoluzione caratteriale con Rose. Certo, spiega i suoi motivi nel volere risvegliare Eternatus, ma allo stesso tempo questa ragione all'interno della trama esce fuori dal nulla, senza creare una build-up che dia spiegazioni più sensate. Ed è un peccato, perché questa regione poteva essere sfruttata maggiormente per la sua lore interessante che viene purtroppo spiegata solamente grazie a Sonia quando la incontreremo durante l'avventura. La battaglia contro Rose di per sé non è neanche male, il suo atteggiamento nei nostri confronti diventa meno gentile rispetto a quanto eravamo abituati. Inoltre la musica in sottofondo è molto epica e sembra uscita direttamente da Kingdom Hearts. Il presidente della Macrocosmos poteva essere molto di più se ci fosse stato un approfondimento del rapporto tra lui e il nostro protagonista, se le sue motivazioni fossero state spiegate meglio nel corso della trama. La battaglia contro Eternatus quando si chiede aiuto ai due Pokémon leggendari è fantastica, ma anche quella sbuca fuori dal nulla e continua a dire dal nulla perché tutto questo avviene prima che voi possiate affrontare Dendel nella finale. Sto notando ultimamente che le case giapponesi fanno veramente fatica a spalmare gli eventi delle trame all'interno dei loro giochi, perché anche qui mi ritrovo con tutte le parti più importanti di trama che vengono cavallate verso la fine in maniera superficiale. Secondo me, se allungavano la trama spiegando meglio la lore di Galar e gestivano diversamente gli eventi, poteva uscire il titolo con il plot migliore della saga. Ma così non è stato. Anche un personaggio come Beta, ad esempio. Qualcuno può spiegarmi il suo scopo in questo gioco a parte essere un rompicoglioni con la peggior battle film nella storia di Pokémon? Però, ci sono anche cose della trama che ho apprezzato. Non l'avrei mai detto inizialmente, ma Hope penso sia il miglior rivale di tutta la saga. E questo perché è veramente un personaggio scritto bene. Quello che questo gioco riesce a fare bene in questo caso è far sì che voi e i vostri rivali vi possiate confrontare spesso, ma molto spesso. In questo caso, per quanto Hope sia il rivale principale, ne avrete altri due, cioè Mary e Beat. Però nel caso specifico di Hope, penso che lui abbia la crescita più realistica e umana nella saga Pokémon. In tutti gli altri titoli, quando battiamo il nostro rivale, la reazione è quasi sempre «Ah, ho perso, vabbè, succede». Inizialmente Hope si comporta allo stesso modo, ma con l'andare della trama, ogni sconfitta l'inizia a pesare. Perché sta notando il distacco che si crea man mano tra lui e voi. Dimostra gelosia, rabbia, a tal punto che inizia a sentirsi perso, cambiando spesso la sua squadra per trovare un modo per vincere. Quando nelle sfide finali del torneo l'ho sconfitto, ha avuto una reazione che per la prima volta in un gioco Pokémon mi ha fatto sentire in colpa. Per non parlare poi dello stato di insicurezza che li si va a creare quando sconfiggiamo suo fratello Dendel e diventiamo campioni. La trama di Hope in realtà continua con il post-game, che sì, è bella, però veramente corta. D'altronde questo post-game non è altro che la parte di trama che ci farà catturare il Pokémon leggendario della nostra versione del gioco, cosa che solitamente avviene nelle fasi finali prima di affrontare la Lega. Quindi anche in questo caso, scelta abbastanza discutibile, ma che ci fa scoprire però la crescita finale di Hope, che dopo tutti i problemi che lo affliggevano, riesce finalmente a trovare un obiettivo da seguire. Cioè quello di diventare un professore di Pokémon, e lì infatti sceglierà di diventare un aiutante di Sonia, che a quel punto della trama avrà già preso il posto di professoressa sostituendo sua nonna. Ma di per sé quasi tutti i personaggi di questo gioco li ho apprezzati grazie al loro design e alla loro personalità. Azzurra, Laburno, Rose, Gene Pro, Sonia, tutti! Ad eccezione di Beat. Questo rimane però un mio parere personale. Quindi spero che anche in futuro mantengano questo tipo di design per i nuovi personaggi. E voi disegnatori là fuori, continuate a suonare fanart di Mary, mi raccomando. Ciò che io non comprendo però è la ragione per cui hanno deciso anche questa volta di non mettere un doppiaggio.
È veramente un peccato avere dei personaggi che sprizzano di personalità dai dialoghi e dall'aspetto, ma è limitante che non abbiano una voce, soprattutto nelle cutscene. Per come la vedo io, quando si vende un gioco a 60-70 euro, ci devono essere degli standard che devono essere mantenuti. Tra le prime cose, proprio le musiche orchestrali e il doppiaggio. Non delle MIDI che sembrano quelle di Puyo Puyo Fever. Peccato anche lì, perché ripeto, la musica in questo gioco per la maggior parte non è malvagia, ma viene limitata dal programma MIDI utilizzato. Poi vabbè, musiche come quelle della Battalion normale o di Beat non si salvano nemmeno con le orchestrazioni, però immaginatevi una Steaming Tone con una vera jazz band. Per quel che concerne il reparto tecnico, sarò sincero. Il gioco ha una grafica molto pulita, e ho apprezzato soprattutto l'attenzione al dettaglio per i modelli dei personaggi. Il problema che questo gioco ha sono i cali di frame durante l'esplorazione, soprattutto nelle terre selvagge. Si nota che il titolo fa veramente fatica a reggere tutto quello che avviene su schermo. Le battaglie per fortuna non hanno mai questo problema, mantenendo i 30 fps anche durante le animazioni più impressionanti, come il Dynamax e attacchi tipo Surf, Iperraggio, Dragobolide, eccetera. Quello che ho notato però è che ci sono aree che hanno un'attenzione al dettaglio pazzesco. In primis mi viene a citare la piccola città di Piccadilly, che grazie ai suoi colori e rappresentazione fiabesca è una gioia per gli occhi. Però dopo ci sono certi punti, soprattutto nelle terre selvagge e nei percorsi, che hanno delle texture che sono veramente da era Nintendo 64. Gli alberi non si possono vedere, e ripeto, quelle dannate animazioni dei Pokémon vaganti e il pop-up dei personaggi per colpa della draw distance non è accettabile per un gioco di questo calibro nel 2019. L'online invece generalmente funziona bene e offre tutte le funzioni a cui siamo abituati, come gli scambi, le sfide e il co-op per affrontare i raid. Ah, ovviamente vi servirà l'abbonamento a Nintendo Online, però non è un obbligo se invece volete usare quella funzione locale con i vostri amici. Ammetto che non ho partecipato molto ai raid con gli amici online, però per quello che ho potuto provare è stata un'esperienza positiva. Ringrazio poi Nari, Titan e DJM per gli scambi online, soprattutto Nari che mi ha aiutato a far evolvere FIBA Similotic. Detto ciò ragazzi, queste sono le mie impressioni su questo titolo. Mi rendo conto di essere stato molto severo, però non fraintendetemi. Quello che sto cercando di dire è che no, non è assolutamente un gioco da buttare via. È pur sempre un gioco Pokémon, però è un acquisto che giustifica il prezzo di 60 euro. Per me è un no assoluto. Ci sono certe cose basilari che mancano per poter giustificare una cifra del genere al giorno d'oggi. Da uno che gioca questa saga fin dalla tenera età, non sto notando nessun vero passo in avanti negli ultimi anni, e sinceramente penso che questa saga ne abbia assolutamente bisogno. Per come la vedo io, dal punto di vista del gameplay, e ripeto, del gameplay, giochi come XY e Sole e Luna non hanno nulla da invidiare a Spada e Scudo. Mi duole il cuore dirlo, ma è così. La Game Freak secondo me non sa come evolversi, no pun intended, e preferisce giocare in casa con le stesse idee, e c'è un motivo per cui lo fa. Perché sa che il fan sfegatato compra ogni nuovo gioco a prescindere. E io lo trovo una cosa sbagliatissima, perché significa approfittarsene giocando facile solo perché i fan adorano questa saga. Certo, non bisogna mai abbandonare l'identità di una serie, ma questo non vuol dire che non bisogna cercare di rivoluzionarla, perché se tutti facessero come Game Freak, allora ci ritroveremo con un'industria che semplicemente non avanza. Questa saga ha così tanto potenziale, specialmente con la sua lore, che purtroppo non viene mai sfruttata a dovere. Soprattutto non capisco questa scelta continua di Game Freak e Nintendo nell'insistere a considerare per bambini questa saga, quando in realtà tutti sappiamo, e Nintendo stessa sa, che la maggior parte della fanbase è ormai composta da adulti. Per concludere, non so se avete notato, ma non c'è mai stato un momento in questo video dove ho citato la questione del Pokédex nazionale incompleto. Questo perché non l'ho trovato una giusta motivazione per criticare Spada e Scudo in sé come giochi. Certo, mi dà fastidio sapere che non ci siano tutti i Pokémon come da tradizione, ma nel mio caso, e penso anche in quello di tanti altri, non è una questione del volerli catturare tutti, ma semplicemente voler affrontare ogni nuova avventura con i nostri Pokémon preferiti. In più, il concetto del Pokémon Bank, un servizio a pagamento, diventa poi pressoché inutile a questo punto. Ricordiamo le parole di Game Freak quando affermava che il Pokémon Bank era nato con lo scopo di permetterci di portare tutti i nostri Pokémon preferiti dei giochi precedenti in tutte le nuove avventure. Invece, così non è stato. Nel mio caso, Pokémon come Braixen o Absol non avranno mai la possibilità di vedere la regione di Galar. Io spero ancora che creeranno quel gioco Pokémon che cercherà di rinnovarsi, ma fino a quando questo non avverrà, io mi rifiuterò di comprare altri giochi di questa saga, se saranno come Spada e Scudo. Anzi, l'unico motivo per cui ho avuto modo di giocarlo è perché mi è stato regalato, se no, non avrei acquistato neanche questo. Mi auguro che in un futuro su Switch avremo modo di ricevere un nuovo capitolo di Mystery Dungeon, serie che ho sempre adorato.
Parlando di acquisti, per chi fosse interessato, esiste la guida ufficiale del gioco, che non è niente male. È scritta molto bene e vi fornisce tutto quello che state cercando. L'edizione italiana è stata curata dalla Piggyback, che si sa, è sinonimo di qualità per questo tipo di contenuti. Onestamente io l'ho presa più per collezione, anche se 2-3 info per determinati Pokémon me le sono date a cercare. D'altronde, il giorno 20 dicembre esce anche il Pokédex completo. O meglio, il Pokédex completo per quel che concerne la regione di Galar. Sicuramente lo comprerò per collezione, come avevo fatto anche per quello di Ultra Sole e Ultra Luna. Molto bello, d'altronde. Però ragazzi, ditemi anche la vostra. Voi cosa pensate di Pokémon Spada e Scudo? Cosa vi è piaciuto? Cosa non vi è piaciuto? Su cosa vi trovate d'accordo con me? Su cosa invece no? Sapete che mi fa sempre piacere sentire le vostre opinioni e poterle discutere insieme. Come al solito, se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like ed iscrivervi al nostro canale, dove abbiamo un sacco di contenuti tra cui review, gameplay e discussioni. Se non l'avete ancora visto, vi consiglio di guardare l'ultimo video analisi di Fedro riguardo a Death Stranding. Noi invece, come al solito, ci vediamo nel prossimo video. Buona serata, ragazzi!